dottor Berta, l'emozione di riconsegnare questo teatro alla città di Bergamo, quant'è oggi? Beh, un'emozione ovviamente altissima, sono stati 2 anni e mezzo di lavori intensi, consegniamo il teatro, dico io, straordinariamente per tempo, perché nonostante il Covid, nonostante tutti i problemi che abbiamo vissuto in questo periodo, arriviamo a un termine che è accettabile. Ovviamente vedere il teatro così desta, come diceva lei, una grande emozione. Adesso abbiamo ancora un mese di intensissimi lavori per consegnarlo definitivamente entro la metà del mese di novembre, quando ci saranno tutti gli avvenimenti inaugurali. Teatro chiaramente a una prima vista può sembrare nel suo stesso luogo e nella stessa forma, ma in realtà quello che abbiamo fatto in questi anni è un lavoro certosino di miglioramento, di modifica di tutti gli aspetti, sia tecnologici che architettonici. Ci troviamo qui nel foyer, che è quello, la parte diciamo più effettivamente restaurata, per chi se lo ricorda, di color rosa, azzurro, rosa bebè. E vede che adesso invece il foyer ha ripreso i colori di fine Settecento, per cui dell'inizio del teatro Riccardi più antico. Questo si è riguardato un vero e proprio restauro. Per quanto riguarda la sala teatrale, che poi è il centro del teatro, abbiamo risistemato e riverificato tutti gli aspetti acustici, abbiamo modificato le tappezzerie, abbiamo tolto tutti i materiali assorbenti, abbiamo rifatto il parquet della platea, creando un intercapedine che ci permetteva sia di climatizzare finalmente un teatro, sia di garantire una risposta acustica migliore. Abbiamo posizionato una fossa mobile che sostiene 100 poltrone, ma che permette in pochissimo tempo di trasformare il teatro da tutta platea a togliere 100 poltrone, nasconderle al di sotto della fossa mobile e realizzare una fossa per l'orchestra nel caso di spettacoli con opere, con un'orchestra. Abbiamo rivisto tutto il tema impiantistico di sicurezza, antincendio, climatizzazione, tutte le luci sono a LED, tutti gli impianti sono domotici, per cui controllati. Abbiamo realizzato una nuova sala musica da più di 130 persone che permetterà di fare una musica da camera, uno spazio per il catering. I camerini rifatti da zero completamente e rimessi a norma, un lavoro certosino, ma che ha analizzato tutti gli aspetti di questa macchina complessa che è un teatro, che è una macchina che comporta veramente centinaia di persone al lavoro anche durante gli spettacoli e percorsi che non si devono intersecare fra il pubblico, fra gli utenti, fra i tecnici, per cui un lavoro molto complesso, soprattutto in una struttura che è nata ai primi dell'Ottocento e che di conseguenza non era pensata per alloggiare macchine di condizionamento, gruppi di trasformazione, cabine elettriche da 300 kW, per cui la complessità di questo nostro lavoro è proprio quello di compenetrare l'antico con le esigenze attuali e speriamo di esserci riusciti anche in tempi molto brevi rispetto alla normalità dei lavori pubblici e con costi che non sono aumentati rispetto a quelli che avevamo previsti inizialmente.